Cosa cambia con il nuovo censimento della popolazione? Cambiano numerosi aspetti, cambiano gli aspetti metodologici, cambiano le modalità di realizzazione perché si andrà su campioni e non su tutta la popolazione, si lavorerà molto anche sugli archivi amministrativi e cambiano quindi anche molti degli aspetti organizzativi e delle relazioni istituzionali sul territorio, perché le strutture che erano state pensate per creare la rete istituzionale del 2011 saranno grosso modo le stesse, ma saranno continue nel tempo. Tutti i soggetti, i comuni, le province, le regioni, il Ministero dell'Interno, gli uffici territoriali dell'Istat saranno chiamati a costituire uffici che seguiranno costantemente nel tempo le operazioni censuarie e le indagini sulle famiglie.